Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale. Oggi sono demotivato. Dopo l'operazione che ho fatto, non posso uscire in bicicletta. Bloccato. Bicicletta off limits. Quindi niente, mi sono messo in ufficio, tavolo, seggiola, e oggi parliamo di cura e bellezza della vostra bicicletta. Let's go! Vi voglio mostrare 5 prodotti che io ho trovato col tempo e che secondo me sono una buona base di partenza per la pulizia generale della vostra bicicletta e dei suoi componenti. Quindi cominciamo. Prodotto numero 1. Lui è il più conosciuto su YouTube. Lui è il pulitore di Makoff. Per me è veramente il non plus ultra. Lo uso col suo spruzzino, che mi arriva in dotazione nella confezione da 1 litro, lo sparo direttamente sopra la bicicletta, lo lascio agire per 4-5 minuti e poi dopo risciacquo con una pistola con un po' di pressione. Non ho bisogno della lancia dell'idropulitrice da lavaggio. Quando ho dello sporco tanto ostinato, spruzzo un po' di prodotto su una spazzola di quelle setole morbide. Io ho comprato il kit di spazzole della Makoff, sparo direttamente sulle setole. E poi dopo con la spazzola pulisco la bicicletta per intero e dopo risciacquo. Confezione da 1 litro con suo spruzzino, vi ho detto. Dal momento che avete finito questa confezione potete decidere o ne comprate un'altra oppure potete comprare la confezione da 5 litri che è liquido puro, che opportunamente mixato con dell'acqua vi consente comunque di fare dei refill di questa confezione qua. Quindi se vogliamo anche, tra virgolette, salvaguardare l'ambiente, mi sembra un'ottima cosa. Andiamo avanti. Prodotto numero 2. E anche qui non sbagliamo. Becco rosa, quindi Makoff. Pulitore per catena, corone e pignoni. Ragazzi, questo è la svolta. Anche questo qua, 4-5 minuti, lo spruzzate a secco sopra catena, corona e pignone, lasciate agire il prodotto, prendete una spazzolina per pulire la cassetta, la grattate, dopo risciacquate e vedrete la vostra catena, la vostra corona e il vostro pacco pignoni tornare come nuovi. Consigliatissimo. Anche lui, come il precedente prodotto, arriva nella confezione da 750 ml, ma avete possibilità di acquistare il suo refill, che secondo me, come ho detto prima, è una cosa molto buona per l'ambiente, per non buttare sempre delle bottiglie di plastica in giro. Passiamo avanti. Prodotto numero 3. Ho paura a farvelo vedere. WD-40. WD-40 non va bene, che pasirope. Piano, 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 piano. Lui è un WD-40 come marca, ma non è il generico. È il WD-40 speciale per le biciclette, quindi studiato per le biciclette e serve per sgrassare la catena. Lui praticamente va in accoppiata con il Makoff, però questo lo uso spesso quando vado magari in vacanza. Oppure quando prima di uscire per un giro vedo che la catena non è in condizioni ottimali, do una passata prima con questo e poi passo l'olio e poi esco. Quindi state tranquilli, questo qua non rompe niente, è fatto apposta. Andiamo avanti. Prodotto numero 4. Sempre Makoff, olio per asciutto e olio per bagnato. Ragazzi, questo è veramente una cosa importante della vostra bicicletta. Come lo sgrassatore, l'olio è fondamentale. Ogni uscita, ogni 2 uscite, bisogna dargli l'olio a seconda dei percorsi che andate a fare. E mi raccomando, non utilizzate delle tonnellate di olio sopra la catena. Vi serve una goccia, goccia a goccia bisogna darlo. Di tutorial riguardanti come dare l'olio per catene, YouTube è pieno e quindi io non vi faccio tutorial di questo, ma vi consiglio questo prodotto, questi prodotti poi, asciutto e bagnato.
Poi è chiaro, nel tempo stanno venendo sempre fuori più marche che stanno facendo di questi prodotti per le catene. Sarei curioso di provare la cera per le catene, anche perché sto vedendo sempre più video riguardanti questo nuovo prodotto. Però io al momento mi fido di questi due, non ho mai avuto problemi, sono molto contento, quindi ve li straconsiglio. Quinto prodotto. È una torre, ma non è quella di Pisa. No, 750 millilitri di prodotto. È il pulitore per i freni. Io ho finito di lavare la bicicletta, do una bella pulita ai dischi con questo prodotto e anche al reparto freni, quindi alle pastiglie, ai pistoncini. Secondo me anche questo qua è un prodotto di quelli che non possono mancare nel vostro garage, nella vostra cantina, quindi ve lo consiglio. Concludo. 5 prodotti di base. Li tenete lì in garage, vi aiutano sempre per tenere la vostra bicicletta in ordine, bella pulita. Io vi metto tutta la lista qua sotto. Voi potete controllarli, potete studiarli. Se avete anche ulteriori prodotti che avete già provato, me li potete scrivere sempre qua sotto nei commenti, che così ci confrontiamo un po'. Io vi auguro delle belle uscite, dategli del gas giù per i trail, divertitevi, godetevi questo bel tempo. Io ne ho ancora per un po', purtroppo. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ciao ciao!